Terzo anno di collaborazione, è un progetto straordinario questo, continua imperterrito ad andare avanti nonostante tutto e tutti. Nonostante tutto e tutti, siamo venuti qua tre anni fa ci siamo presentati. L'anno scorso abbiamo lanciato l'idea del volontariato sportivo internazionale e quest'anno veniamo qui per presentare i primi risultati che abbiamo raggiunto e per rilanciare il programma e espandere la squadra dei volontari e poter portare sport, sogni e gioia in molti più paesi nel mondo. Coinvolta anche la Serie A nel fine settimana? La Serie A è coinvolta, in realtà la Serie A non è solo coinvolta, ma la Serie A rende possibile l'iniziativa, ci dà la possibilità di entrare in tutti i campi della Serie A italiana con il nostro messaggio e di utilizzare questa una giornata di campionato per invitare gli italiani, ma non solo gli italiani, tutti quelli che seguono il campionato italiano, che sono circa 15 milioni di persone nel mondo, a far parte della nostra squadra di volontari internazionali per lo sport. La prima volta le chiesi quanto tempo era trascorso dal momento in cui avevate sognato di fare queste iniziative fino al momento in cui l'avete portata avanti. Stavolta le chiedo, di questi tre anni proviamo a tracciare un bilancio, qual è stato il momento più bello, il più esaltante? Vorrei dirvi un numero, il numero di bambini che insieme al CSI, il Centro Sportivo Italiano e soprattutto il CSI per il Mondo, il numero di bambini che abbiamo fatto giocare ad Haiti, che sono 18.000, il numero di volontari italiani che sono venuti con noi, che sono 101, il numero di educatori che abbiamo preparato ad Haiti, che sono oltre 200, il numero di bambini che abbiamo protetto in Brasile durante il campionato di calcio del mondo da possibili rischi, che sono stati circa 5.000, il numero di ragazze che abbiamo fatto giocare, a cui abbiamo dato opportunità attraverso lo sport e il calcio in particolare in India, che sono state 150, quindi questi sono numeri che mi danno molta soddisfazione, perché non sono solo numeri, ma ad ogni numero corrisponde una storia personale, una speranza e un sogno di un bambino che abbiamo, diciamo, contribuito a proteggere.